abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza. E tutto è perduto. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere. Gli uomini che hanno il potere sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. Ci è stato impossibile scoprire la verità. Pubblicità. Quando cedi alla pubblicità, ti può capitare di acquistare il detergente sbagliato oppure un farmaco killer. L'AIDS non è causato da un virus e non è quindi una patologia infettiva. Sono convinto che la causa dell'AIDS sia essenzialmente chimica, un farmaco che non aumenta la sopravvivenza, ma degli effetti collaterali che sono gli stessi dell'AIDS, a mio parere è la causa dell'AIDS o perlomeno di un certo numero di AIDS. Non permettere mai alla tua famiglia, a tutti quelli che conosci, ai tuoi amici, di unirsi alle forze armate. Un crimine culturale. Finora i potenti mondiali sono riusciti a mantenerci schiavi dell'energia, che invece si può ricavare in grandi quantità con metodi naturali e biocompatibili. Cambiamo noi, il mondo cambia. Passiamo adesso all'arrivo degli alieni. Il governo, dopo una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, ha diramato una nota ufficiale per rassicurare la popolazione. Ancora non è stata comunicata la data precisa dell'arrivo in Italia, ma secondo il governo i marziani non rappresenterebbero alcun pericolo per la popolazione locale. Quattro persone hanno trovato la morte nell'accidente di circolazione survenu il vendredi 3 mai 2013 sul boulevard Saint-Louis, nella comune di Calamou. E quindi, oggi, l'on a retrouvé due cadavres nella rivière Calamou, au quartier Pacajuma, nella comune di Limete. Il cantante Rino Gaetano è morto a Roma questa mattina all'alba.